Sabato mattina al bar Bon Bon di Fano sono stati presentati ufficialmente i candidati della lista civica di Forza Italia, insieme a UDC e a Noi Moderati, al fianco del candidato sindaco Luca Serfilippi. Hanno partecipato all'incontro Stefano Aguzzi, membro del coordinamento regionale del partito, l'onorevole Graziella Ciriaci, candidata del gruppo alle europee, e i candidati della lista. Il partito di Forza Italia ancora una volta si è voluto aprire anche all'esterno, anche a chi non è interno a Forza Italia, anche a chi condivide insieme a noi, uno, il sostegno a Luca Serfilippi attraverso il voto appunto al simbolo di Forza Italia, UDC e Noi Moderati, presentando tanti candidati che sono in parte di Forza Italia, in parte anche di un'area più ampia, sempre di centro. Abbiamo voluto presentare qui stamattina anche la nostra candidata alle elezioni europee, Graziella Ciriaci, che è una nota imprenditrice della nostra regione dell'agroalimentare, appunto il marchio Ciriaci, molto conosciuto, che ha avuto una sua esperienza politica in passato attraverso il consiglio regionale, ma che è imprenditrice, amministratore delegato della propria azienda, quindi una donna che sa ben rappresentare, saprà ben rappresentare le Marche in Europa e che spero avrà tanto consenso, così come spero e credo che avrà tanto consenso il partito di Forza Italia anche in queste elezioni comunali, che saranno fondamentali poi per un buon governo di Luca Serfilippi. Il nostro partito è un partito inclusivo, è un partito democratico, è un partito che è vicino liberale e cristiano, per cui gli obiettivi vengono da sé, sono l'espressione di chi si riconosce proprio in questi fondamenti principali del nostro essere. Aspettative? Aspettative, essere comunque presenti in Europa ed esserlo in modo concreto. Forza Italia avrà un ruolo centrale per le prossime amministrative perché è una garanzia di stabilità e di moderazione e quindi sicuramente all'interno anche le competenze e le capacità per amministrare al meglio la città di Fano. Che cosa si aspetta da questi candidati? Ma mi aspetto collaborazione e un grande impegno per fare in modo che Forza Italia, che è una forza moderata e a tal proposito ha messo all'interno del simbolo anche l'UDC e i Moderati, abbia un buon successo e che comunque sarà un partito di peso all'interno di questa coalizione di centrodestra.